Quante volte vi è capitato di sentire dire qualcosa del tipo: ah, quello lì è fatti i soldi, è un bastardo, quello lì è schifosamente ricco, quello ha i soldi, quindi che schifo, o in ogni caso se ha fatto i soldi chissà che cosa ha fatto? Un sacco di volte, sicuramente. Ecco, proprio l'altro giorno ho fatto un post dicendo: non riesco a capire il perché chi fa i soldi è viene considerata una brutta persona. Ma tutti quelli che la considerano una brutta persona sono persone che vorrebbero i soldi. Mi sono chiesto perché. E l'ho chiesto sui social, perché se qualcuno ha i soldi sta a tutti, a molti. Mi hanno risposto in tutti i modi, ma una delle risposte che mi è arrivata più spesso è stata: è l'invidia. Io, ragazzi, non credo sia l'invidia. Credo sia di più una forma di risentimento. Nel senso, tu non è che invidi quella persona, invidi i suoi soldi, ma non invidi la persona. Perché pensi che quella persona abbia fatto i soldi, non sto parlando di te che stai guardando questo video, ma in generale, pensi che quella persona abbia fatto i soldi in maniera poco trasparente. Chi li fa vuol dire che non è una persona trasparente, chi fa i soldi è un farabutto. Quindi non ho invidia della persona, ho invidia dei soldi, ma soprattutto per il fatto che io, non essendo un farabutto, non avrò mai i suoi soldi. Quindi mi piacerebbe sì avere i soldi, ma non essere un farabutto come lui. Ecco, questo è risentimento nei confronti delle persone e del denaro, non è invidia. C'è gente che si autoassolve di ogni peccato dicendo: sono povero come la. Perché non sono un farabutto? Non è così, oppure non è sempre così. Certo, chi ha troppi soldi, chi ha molti soldi e li ostenta, perché il troppo è molto relativo, chi ha molti soldi e lo ostenta non è sicuramente una buona cosa, ma anche l'ostentazione, se ci pensi per un attimo, è una forma di metro personale. Qualcosa potrebbe essere ostentazione per me e non essere ostentazione per qualcun altro. Dobbiamo cambiare questo approccio. Il lavoro e l'impegno porta al raggiungimento di un qualche scopo, che può essere un successo personale, i soldi, un lavoro che ti piace, la qualità della vita, non lo so, ma non ci deve essere per forza qualcosa di male sotto. Aggiungo e termino con questa frase di Indro Montanelli che secondo me è bellissima. Se un italiano vede una persona con una macchina sportiva, la prima cosa che gli viene in mente non è "la voglio anch'io", ma è di tagliargli le gomme. Rock and roll.